Qual è il periodo minimo da rispettare tra la redazione del verbale per la rimozione di tutti gli amministratori dell'SRL e la successiva adozione di un secondo verbale per la loro rinomina al fine di rendere legittimo il trattamento di fine mandato? Anche questa è una bella domanda sul quale volevo condividere con te un piccolo pensiero. Ovviamente è una domanda un po' particolare in cui va contestualizzato il concetto, ok? Allora, ovviamente qui parliamo di trattamento di fine mandato e questa domanda me l'hanno fatta già più persone, ossia il trattamento di fine mandato, sia l'Agenzia delle Entrate sia la Cassazione, appunto, sono praticamente concordi sul fatto di ritenere buono il trattamento di fine mandato sotto un punto di vista fiscale solo nel caso in cui questo è determinato prima della nomina degli amministratori e anche con la data certa, ossia per avere il beneficio della tassazione separata che c'è in capo al trattamento di fine mandato e in più avere la deducibilità in capo all'SRL per competenza, ok? Ecco che deve essere quantificato prima della nomina con data certa, ossia io devo, esempio, avere un verbale dei soci che dichiarano che il compenso del TFM sia, faccio un esempio, 5.000 euro all'anno, ok? E solo dopo nominare gli amministratori. Ovviamente al verbale devo applicare data certa, esempio tramite PEC. E questa cosa ovviamente è difficile da rispettare, perché molte volte cosa che succede? Succede che io costituisco un SRL, io sono amministratore, magari l'utile inizialmente è basso e non applico niente, ok? Poi nel corso degli anni il mio utile incrementa e quindi posso valutare dopo di mettere il trattamento di fine mandato, ma appunto perché praticamente il mio utile è incrementato, ok? Perfetto. Ecco, se io fossi già amministratore, magari amministratore unico, e deliberassi solo dopo il trattamento di fine mandato, ok, io come amministratore lo potrei prendere comunque, però non potrei metterlo deducibile, diciamo, ogni anno, perché lo potrei mettere deducibile in capo alla SRL solo quando me lo pago, e soprattutto non beneficerei della tassazione separata, che è la cosa che mi fa risparmiare le imposte, quindi perderei tutti quanti i benefici, ecco. Per eliminare questo problema qua, ok, io dovrei, in poche parole, togliermi come amministratore, mettere un'altra persona, che sia una persona di fiducia, eccetera, io come socio unico quantificare il trattamento di fine mandato, ok, e poi dopo rimettermi come amministratore, ok? Perché così, in questo modo, avendo il verbale con data certa della quantificazione del trattamento di fine mandato in una certa data e solo dopo mi sono nominato io come amministratore, ecco che secondo l'Agenzia delle Entrate e anche la Cassazione, questa è la procedura giusta per avere riconosciuto valido da tutti i punti di vista fiscali il TFM per noi in maniera utile per ridurre le imposte e contributi. Ecco. Siccome, come ho detto prima, è difficile che noi partiamo subito con un trattamento di fine mandato, perché questo deve essere messo solo dopo, quando ho maggiori utili, e di fatto sono sempre io amministratore, quello che noi possiamo fare appunto è uscire dalla carica di amministratore e poi rientrare, ecco. E quindi alcuni imprenditori mi chiedono: ok Simone, ma quanto tempo deve intercorrere tra quando io esco come amministratore e poi mi rinomino successivamente come nuovo amministratore? Perché effettivamente magari il mio consulente del lavoro, il mio commercialista, mi dicono che poi magari dopo è contestabile perché sembra una cosa creata su misura, ok? E tendenzialmente potrei dirti che qui non c'è, ok, un tempo minimo, un tempo massimo. Dal mio punto di vista, allora, io consiglio, insomma, di seguire sempre di più le regole e quindi piuttosto esci oggi dalla carica di amministratore, poi quantifichi sempre, magari il giorno dopo, il trattamento di fine mandato, gli metti la data certa e dopo, e il giorno dopo ancora, praticamente metti, ti vai a rinominare nuovamente come amministratore. In questo modo tu hai rispettato il volere dell'Agenzia delle Entrate e della Cassazione. Ovvio che il periodo di tempo è piccolo, però comunque è quello che vuole Agenzia delle Entrate e i giudici della Cassazione. Il fatto di prendere il trattamento di fine mandato senza praticamente rispettare questa, senza andare appunto a rispettare proprio questa regola qua, ecco che comunque è una cosa che a me non mi farebbe stare tranquillo, perché non avrei rispettato le previsioni di legge essenzialmente, e quindi in caso di contestazione davanti al giudice c'è molta più probabilità di perdere. Quindi tra i due mali, tra non fare nulla e comunque uscire
come amministratore e poi rientrare quantificando il trattamento di fine mandato nel mezzo, io preferisco questa seconda opzione, perché tanto mettere il trattamento di fine mandato senza fare nulla, ok, mi comporterebbe maggiore probabilità di non avere riconosciuto da un punto di vista fiscale i vantaggi del trattamento di fine mandato. Ok? Perfetto. Ehi, cosa fai? Sei ancora qui? Vai subito sul mio blog efficaciafiscale.com, dove troverai soluzioni fiscali specifiche per il mondo dell'SRL e strumenti contabili per guidare la tua SRL verso il successo. Ci vediamo dall'altra parte. Ciao, a presto!